Non c'era superiore dirà addio ai contenitori dei rifiuti su strada. A partire da domani verranno consegnate ad ogni abitazione dei nuovi mastelli divisi per tipologie di rifiuti, dall'organico al vetro, inclusa anche una piccola tanica per l'olio esausto. La raccolta avverrà quindi porta a porta e senza nessun aumento in bolletta. L'obiettivo, tra gli altri, è ridurre sempre di più il secco residuale, conferendo quantità sempre più pulite di materiali riciclabili. Due le aree in cui è stata divisa la città per il servizio rifiuti. Il 16 febbraio partirà la raccolta dall'area 1, mentre il 17 marzo toccherà l'area 2. Tutte le informazioni potranno essere reperite attraverso opuscoli informativi e calendari personalizzati per area che saranno distribuiti, oppure sul sito internet www.nocerasuperioredifferenzia.it. Ricordiamo che non cambia il servizio, cambia semplicemente alcuni aspetti, cambiano dell'organizzazione. Il cittadino, ogni cittadino avrà dei mastelli consegnati per singola utenza, potrà recarsi o presso la piazzola di trasbordo dove sarà una sorta di info point per ritirare il materiale, o potrà averlo dalle mani dei nostri operatori al mattino. Iniziamo dall'area 1, poi procederemo all'area 2 e sarà un passaggio graduale, perché noi iniziamo dalla consegna dei materiali e poi entro il 17 di marzo arriveremo alla raccolta a pieno regime su tutto il territorio. Di solito noi ci lamentiamo perché c'è una tariffa che viene pagata, perché casomai riteniamo irragionevole il costo di quella tariffa, ma in realtà per poter intervenire sulla tariffa dobbiamo intervenire anche su come discipliniamo il servizio, e in questo caso mettiamo nelle mani dei cittadini la possibilità di darci e metterci nelle condizioni di ridurre o meno la tariffa. Sostanzialmente funziona così: ad ogni singolo nucleo familiare saranno distribuiti i mastelli e quindi anche ai nuclei familiari che fanno parte dei condomini. Siccome non è pensabile però che il punto di raccolta con tutti i mastelli in condomini abbastanza grandi e quindi alla raccolta possono provvedere gli operatori porta a porta, effettivamente salendo piano piano per ogni condominio, la legge prevede, e l'amministrazione comunale sta sfruttando la possibilità, che gli amministratori indichino una zona nella quale i condomini di quel determinato condominio andranno a conferire a seconda della tipologia di rifiuto, e quindi la ditta che è preposta alla raccolta andrà in quel punto a raccogliere il secco, la carta, l'umido.